con la caduta del fascismo il 25 luglio 1943, lo Stato e tutte le sue istituzioni crollano, si determina un vuoto di potere. Questo vuoto politico e istituzionale è grande, anche perché esisteva soltanto il Partito Nazionale Fascista. E le altre organizzazioni politiche esistevano parzialmente nella clandestinità. In questa situazione il re affida il governo al generale Badoglio, il capo delle forze armate dell'esercito italiano. Lo Stato italiano e il governo vengono diretti da una dittatura militare guidata da un generale compromesso con il regime fascista. Tutte le leggi fasciste, comprese quelle razziali, restano in vigore. Il sud fino a Roma verrà occupato dagli alleati, mentre il nord è in mano ai nazifascisti della Repubblica di Salò. Infatti, dopo essere stato arrestato, Mussolini verrà liberato da un comando nazista. Viene portato a Salò, sul lago di Garda, dove fonda una repubblica fascista sostenuta dai nazisti, la Repubblica Sociale Italiana. L'8 settembre 1943 il generale Badoglio annuncia per radio l'armistizio firmato il 3 settembre con gli alleati. A Cefalonia, in Grecia, 5.000 alpini della Brigata Cuneo vengono massacrati dai nazisti. Il 9 settembre 1943 i partiti antifascisti che erano stati costretti alla clandestinità formano il Comitato di Liberazione Nazionale. I principali partiti sono Democrazia Cristiana, partito cattolico sostenuto dal Vaticano, Partito Comunista Italiano, partito stalinista che dipende dall'Unione Sovietica, Partito Socialista, partito storico che si riferisce agli ideali del socialismo, Partito d'Azione, partito che si ispira agli ideali laici e rivoluzionari del Risorgimento. Il CLN dell'Alta Italia, con sede a Milano, tiene i rapporti con gli alleati e dirige le operazioni militari delle formazioni partigiane. Fino all'insurrezione nazionale del 25 aprile 1945 che libera l'Italia dai nazifascisti. In questa situazione il Partito Comunista Italiano applica la politica dettata da Stalin. Nel marzo del 1944 Togliatti, leader del Partito Comunista, accetta di entrare nel governo e riconosce la guida della monarchia che aveva consegnato il potere a Mussolini nel 1922. Questa svolta viene chiamata svolta di Salerno. Con questa svolta il Partito Comunista rinuncia a combattere contro la dittatura militare di Badoglio. Rinuncia a combattere affinché la lotta partigiana diventi una rivoluzione socialista e instauri un governo operaio e contadino. Al contrario, il Partito Comunista sostiene la ricostruzione di uno Stato borghese in Italia. Nel dopoguerra Togliatti diventerà ministro dell'Interno e concederà un'amnistia agli ex fascisti. Per quale motivo il Partito Comunista rinuncia alla sua storica politica di classe? Il motivo risiede nella politica internazionale. In base agli accordi fra Stati Uniti e Unione Sovietica, l'Italia avrebbe dovuto rimanere nella zona di influenza occidentale, americana. Stalin non voleva suscitare la reazione degli Stati Uniti. Dal canto loro, gli americani volevano impedire che l'Italia diventasse un paese comunista e volevano esercitare una egemonia nel Mar Mediterraneo. È così che lo Stato italiano si forma attorno alla Democrazia Cristiana, partito fedele al blocco occidentale.
dopo la liberazione del paese, il 25 aprile 1945, fino al 1947, in Italia si formano dei governi di unità nazionale, cioè sostenuti da tutti i partiti, compresi i partiti di sinistra. Il Partito Comunista e il Partito Socialista verranno poi esclusi dal governo nel 1947. Infine, le elezioni del 1948 sanciranno la vittoria della Democrazia Cristiana, che governerà, anche insieme ad altri partiti, ininterrottamente fino al suo scioglimento nel 1994.